La passione per le due ruote a Varzi ha un solo nome, Santino Russo, presidente tuttofare del gruppo ciclistico Varzi, che nella bella stagione dirige una squadra di atleti di tutto rispetto e nei periodi invernali da un paio d'anni si è inventato in un appezzamento di terreno alle porte della città una pista da ciclocross che vede spesso, come in questo weekend, interessanti competizioni. Mi sono accorto che in Piazza della Fiera, dato che c'è un bel piazzale tutte via, e i ragazzini si divertivano a fare le impennate, girare, anche in mezzo ai giardini che non potevano. Allora ho detto, aspetta un attimo, magari no, si può saltare fuori qualcuno, e allora ho fatto questa pista. Da 2 anni che ci sto lavorando, abbiamo già fatto diversi ciclocross, spero che... Ho proposto anche alle scuole medie di fare una scuola di ciclocross, però purtroppo non so di chi è la colpa, ma partecipazione nulla. Bisogna essere tesserati o si può venire tranquillamente in questo campo? No, nella pista è libera tutti, anche non tesserati. L'importante è che i ragazzini, ma quelli grandi li mettono, il casco, devono mettere il casco con una certa sicurezza. Non è pericolosa la pista, però... ci vuole. È stata fatta qualche gara importante? Abbiamo fatto il campionato provinciale nel mese di novembre, che erano in 2 gare, una a Godiasco e una a Varzi, la finale a Varzi, e l'abbiamo anche vinta. La gara, per la durata di 50 minuti, ha visto la vittoria di Luca Dalla Pietà in testa dal primo all'ultimo minuto. No, beh, siamo partiti subito forte come classico nel ciclocross. Mi sono subito avvantaggiato con un paio di ragazzi, poi abbiamo fatto un ritmo costante. A me mi si è incollato un signore, adesso non lo conosco, e non sono riuscito a staccarlo, diciamo, nel tragitto. Ho provato diverse volte, ma l'avevo sempre dietro. Comunque poi alla fine è andata bene, dai, sono riuscito comunque a mantenere sempre la prima posizione. Ho accelerato un po' verso il finale e sono riuscito a portarla a casa, diciamo così. È meglio la strada o il ciclocross? Allora, io sarei un po' più portato per la strada, perché pesando tanto e avendo delle leve lunghe, sul lungo vado meglio. Però comunque il ciclocross è una disciplina bellissima, perché è varia e non ti annoi, diciamo. Io poi porto sempre, ho due figli che fanno ciclocross, quindi tutto l'inverno sono con loro e sono obbligato praticamente a usarla con loro, perché mi alleno e li porto a gareggiare. Poi quando ho tempo, come oggi, riesco anche a ritagliarmi il mio spazio, diciamo. E questa pista come la giudica? Questa pista è molto bella, oggi è peccato perché non è molto asciutta, quindi era molto scorrevole. Diciamo che il ciclocross, il classico ciclocross, si fa col bagnato. Comunque ci siamo divertiti e bisogna fare un plauso a Santino, che tutte le volte si impegna con grande sforzo per tenere alta l'attività del Varzi, diciamo.